È quasi Natale e come ogni Natale molte aziende stanno cercando di vendervi il regalo più green di tutti. Mi riferisco ovviamente all'albero. Avete presente? C'è l'azienda che vi promette di riforestare con gli alberi di ulivo. Poi c'è l'azienda che non solo vi permette di creare il vostro bosco che produrrà ossigeno e stoccherà la CO2, ma che farà anche bene alle api. C'è l'azienda che pianta cacao, mango, papaya in giro per il mondo. E poi c'è l'azienda che per ogni albero adottato vi regala un bel ciondolo. A Natale metti un albero sotto l'albero. Questa gliela regaliamo. Sono Roberto Mazzarago, presidente dell'associazione Autoctoni Rimboschimento di Comunità, che si occupa di creare vivai forestali all'interno dei quali coltiviamo essenze autoctone da destinare poi a progetti di afforestazione e riforestazione. Anche a me una volta ne hanno regalato uno attraverso una di queste piattaforme e chiariamo subito una questione. Io non sono contro il regalare alberi, quello che proprio non mi piace è la speculazione che sta dietro la questione climatica, cioè il vendere alberi cercando di fornire una soluzione semplice ad un problema molto più grande che, come vedremo poi fra un poco, in realtà non si risolve semplicemente piantando una manciata di alberi, senza considerare poi la disinformazione enorme che si crea abboccando ad un certo tipo di comunicazione che spesso queste aziende utilizzano proprio per vendervi questi alberi. Capirete comunque tutto fra non molto. Ci sono diverse domande che da quando mi hanno regalato questo alberello mi frullano per la testa, ma ce ne sono due a cui oggi vorrei provare a dare una risposta. La prima di queste è: quanti alberi posso piantare con la stessa cifra che utilizzerei per acquistare un singolo albero da una di queste piattaforme? Io mi sono rivolto a una delle piattaforme più famose che ci sono in questo momento sul mercato, non dirò il nome, e vi assicuro, il mio intento con questo video non è assolutamente screditare nessuno, semplicemente cercare appunto di capire quello che c'è dietro e rendervi magari un pochettino più consapevoli quando fate un acquisto di questo genere. Allora, fra i vari alberi disponibili nel loro catalogo, io ho scelto una caoba. Se vabbè, mo hai scelto l'albero che costa di più su questa piattaforma. Sì, è vero, costa di più, però l'ho scelto per un motivo e adesso vi spiego subito perché. La caoba, stando a quello che è presente su questa piattaforma, le informazioni presenti su questa piattaforma, sarebbe l'albero all'interno del loro catalogo che ha un maggior potenziale di stoccaggio della CO2. E a me interessa particolarmente parlare della questione dello stoccaggio della CO2 proprio perché spesso queste aziende fanno leva su questo argomento per cercare di vendere sempre più alberi e quindi specialmente quando si parla poi ad altre aziende la questione CO2 viene messa in primo piano. Ma anche su questo argomento ci arriviamo fra un attimo. Allora, su questo sito la caoba costa 39,90 euro. Una cosa da capire subito è quale processo mette in atto questa azienda per arrivare alla piantumazione di questo albero. L'arcano è subito svelato, come vi dicevo, io ho già un loro alberello acquistato e quindi posso guardare subito il processo che è stato messo in atto. È molto molto semplice ed è quello che in realtà facciamo anche noi come associazione quando dobbiamo seminare nuovi alberi. Prendono un piccolo seme, lo mettono in terra, questo vasetto va all'interno di un vivaio, l'albero cresce all'interno del vivaio per qualche mese, magari qualche anno, non c'è scritto in realtà, però di solito noi che facciamo i vivaisti lo sappiamo, ci vogliono dai 6 mesi a un paio di anni in vaso. E poi, quando l'alberello è finalmente maturo, è abbastanza forte da poter essere messo in terra, loro semplicemente lo danno al contadino e l'albero viene piantumato. Perfetto, quindi adesso conosciamo il costo, conosciamo il processo, non ci resta altro che mettere in pratica questo processo e vedere quanti alberi riusciamo a seminare con gli stessi soldi che spenderemo per una singola caoba. 39,90 euro. Allora, mi servono terreno, vasi, semi e acqua. Chiamo un amico e mi faccio dare dei consigli e lui mi dice: vai da questo rivenditore, ha della buona terra e ti farà un buon prezzo.
6,50 € il sacco da 70 litri di terra. Ne prendo due. Faccio una piccola ricerca anche sul sito dell'ACI per capire quanto speso di benzina per andare da Bari a Modugno con la mia auto a GPL. Il risultato è 1,70 € andata e ritorno per andare ad acquistare il terreno. Perfetto, quindi adesso ho la terra, mi servono i vasetti. Faccio una ricerca su internet, decido di acquistare un pacco di 100 fitocelle. Cavolo, ho quasi terminato i soldi a questo punto e mi restano ancora da comprare i semi e l'acqua. Lascio stare quindi le fitocelle e decido di utilizzare le bottiglie dell'acqua minerale e quindi di riutilizzare un prodotto di scarto fondamentalmente. Chiedo ad amici e parenti e alla fine riesco a raccimolare veramente tante bottiglie. Ok, risolto il problema anche dei vasetti, adesso non mi resta che raccogliere i semi e quindi per farlo, semplicissimo, mi reco in un bosco. È novembre, vado in un bosco e raccolgo ghiande e semi vari. Distanza percorsa per raggiungere il bosco, 72 km andata e ritorno. Prezzo del carburante, 4,78 €, sempre secondo l'ACI. Ok, quindi questi ultimi 20 euro circa che mi restano, decido di spenderli per le risorse idriche per innaffiare le piante, specialmente per i mesi estivi. Per risparmiare nei mesi invernali utilizzerò l'acqua piovana e cercherò di raccogliere acqua piovana da utilizzare per le piante. Finalmente si comincia a seminare, quindi metto i semi in un semenzaio, li faccio germinare, questo perché così riesco a ridurre anche lo spreco delle risorse idriche e del terreno e quindi saprò che il seme che ho messo in terra sarà un seme già germinato e che con molta più probabilità potrà darmi una piantina. Quando i semi sono pronti mi dedico quindi ai vasetti. Taglio il collo delle bottiglie, pratico dei fori nella parte inferiore del vaso in modo da evitare dei ristagni, riempio di terra, compatto bene, innaffio e poi metto il seme. Ripeto l'operazione. Alla fine ho seminato ben 142 semi, 142 potenziali alberelli. Ho speso in tutto 39,90 €, che diviso per 142 fa 0,28 centesimi. Capito dove voglio arrivare? 0,28 centesimi. E se invece di un singolo alberello, proprio per avere un impatto maggiore, avessi deciso di acquistare un pacchetto di alberi, ecco, questa piattaforma, sempre quella di prima, propone un pacchetto di un alberello al mese per 14,90 € al mese, sempre, che ovviamente per moltiplicato per 12 mesi fa 178,80 €. Ecco, quindi adesso il calcolo è facilissimo, 178,80 € diviso 0,28, il prezzo che noi abbiamo speso per seminare quei famosi 142 alberelli, fa 638, e lo ripeto, non 12, 638 semi messi in terra, 638 potenziali alberelli. Adesso ho un piccolo vivaio di circa 3 metri quadri all'interno del pozzo luce dell'ufficio in cui lavoro in pieno centro a Bari. Ho seminato roverelle, cerri, querce spinose, ma anche corbezzoli, carrubi, rosa canina, eccetera, eccetera, eccetera. Sono felicissimo e ovviamente in questo momento mi domando se invece di aver intrapreso questo percorso e aver deciso di seminare da me questi alberelli, avessi dato quei 39,90 € a questa azienda per arrivare alla cifra di 142 alberelli, quanti soldi avrei dovuto dare a questa azienda per seminare la caoba, ovviamente? Ebbene, avrei dovuto spendere 5.665 €. Se invece avessi voluto piantare con questa azienda 638 alberi, beh, avrei dovuto staccargli un assegno di oltre 25.000 €. Bene, a questo punto questo video potrebbe anche terminare qui, in quanto vi ho largamente dimostrato che con gli stessi soldi con i quali su una di queste piattaforme, una qualunque, acquistereste un singolo albero, beh, potreste seminarne e quindi poi successivamente anche piantarne decine se non centinaia. Ma come vi avevo detto, c'è un'altra domanda che mi frulla per la testa da quando mi hanno regalato questo alberello.
riguarda proprio la CO2. E la domanda è semplice: la quantità di CO2 che io compenso acquistando uno di questi alberelli su queste piattaforme è veramente tanta quanto sembra? Bene, anche in questo caso prendo come esempio la mia caoba che, come ricorderete, era stata scelta proprio perché aveva un'alta capacità, secondo questa piattaforma, di stoccare la CO2. Ecco, stando a questa piattaforma, la mia caoba singola stoccherà 1200 kg di CO2 in 10 anni e specifica anche, attenzione, perché l'albero non è che dopo 10 anni muore, continuerà a stoccare la CO2. Ciò che invece non dicono è come abbiano fatto a calcolare lo stoccaggio della CO2 di questa pianta. E non dico, attenzione, che i dati che loro forniscono siano falsi o che stiano mentendo, attenzione, no, dico semplicemente che non scrivono da nessuna parte come siano arrivati a raggiungere questo risultato, quindi 1200 kg di CO2 in 10 anni. Inoltre non riportano alcuna tabella in merito all'assorbimento della CO2 in relazione all'età della pianta. E sì, perché non è che una piantina di 5 cm, di 10 cm, come quella che loro mi hanno mandato in foto, assorbe 120 kg di CO2 all'anno. Probabilmente 120 kg di CO2 all'anno è la quantità massima che raggiunge la nostra roba una volta che è matura e quindi adulta. Quindi questo effettivamente è un dato un po' falsato. Ok, però vabbè, gliela lasciamo passare come informazione e anzi adesso faremo dei calcoli proprio sulla base di questo. Ciò che invece loro ci tengono fortemente a dirmi è che con l'acquisto di questa caoba con i nostri 1200 kg di CO2 stoccata in 10 anni avrò compensato l'equivalente della produzione di 444 kg di riso. Ecco, adesso penserete probabilmente comunque, wow, 1200 kg di CO2, quindi una tonnellata e due di CO2, cavolo, è veramente una cifra enorme. Ma lo è davvero? Allora, visto che la nostra azienda qui mette in relazione i chili di CO2 stoccata con i chili di riso prodotti, partiamo subito dalle basi. Quanti chili di riso produce l'Italia in un singolo anno? Ecco, secondo Coldiretti, l'Italia è il maggior produttore in Europa di riso con una produzione annua di 1,4 milioni di tonnellate di riso. Cioè, se nei prossimi 10 anni la produzione di riso italiana non dovesse calare, vuol dire che l'Italia produrrà in 10 anni circa 14 milioni di tonnellate di riso. Il passo successivo è comprendere quanti alberi di caoba io debba piantare per sopperire alla produzione di riso italiana. Ecco, questo calcolo è un po' più complesso, ma non impossibile. 1200 kg di CO2 stanno a 444 kg di riso, come 120 kg di CO2 stanno a 44,4 kg di riso. Ora sappiamo che l'Italia produce 1,4 milioni di tonnellate di riso all'anno, ma a noi non interessa il dato in tonnellate, dobbiamo convertirlo in chilogrammi perché stiamo ragionando in chilogrammi. E che quindi se andiamo a convertire 1,4 milioni di tonnellate in chilogrammi otteniamo 1 miliardo e 400 milioni di chili di riso. A questo punto non ci resterà che dividere i chilogrammi di riso prodotti dall'Italia annualmente per i chilogrammi di riso compensati dalla nostra caoba annualmente per ottenere il numero di caube che ci servirebbero per sopperire all'intera produzione italiana di riso in un anno. Siete pronti? Perché il numero è spaventoso. Ebbene, ci vorrebbero 31 milioni e 531 mila alberi di caoba per andare a sopperire alla sola produzione italiana di riso. Solo la produzione italiana di riso.
è una cifra spaventosa. E se pensate di affidare ad una di queste aziende la piantumazione dei nostri 31 milioni e 531 mila alberi ad un costo di 39,90 euro, beh, dovremmo staccargli un assegno enorme, un assegno che si aggirerebbe all'incirca attorno a 1 miliardo e 258 milioni di euro. Mo' ritorniamo un attimo però sulla questione CO2. Allora, secondo i dati Istat, l'Italia nel 2022 ha prodotto 240 milioni di tonnellate di CO2 solo in un anno. In realtà, a leggere bene i dati, parliamo di 247 milioni di tonnellate, un dato tra l'altro in aumento rispetto all'anno precedente, che era 243. Adesso rifacciamo il calcolo precedente, invece di focalizzarci sul riso, sui chili di riso, focalizziamoci sulla CO2. Quindi andiamo a riconvertire da tonnellate a chili la CO2 che emette l'Italia ogni anno e poi dividiamola per la CO2 che viene compensata all'anno dalla nostra cauba. Ecco, anche in questo caso la cifra è davvero spaventosa perché per compensare le emissioni italiane di CO2 annualmente, stando ai dati del 2022, ebbene ci vorrebbero circa 2 miliardi di alberi di caoba. E attenzione, perché la caoba è uno degli alberi che ha un maggior potenziale di compensazione della CO2. Quindi se andiamo a piantumare degli alberi che hanno un potenziale inferiore, beh, ce ne vorranno anche di più di 2 miliardi. Come vi sembrano adesso i 4 milioni di alberi che, per esempio, questa piattaforma dice di aver già piantato? Sembrano una cifra ridicola. Ebbene, sì, va bene, meglio di niente, attenzione, meglio 4 milioni che zero, chapeau, bravissimi, però è chiaro anche che si potrebbe fare molto di più. È altrettanto chiaro che il problema non è risolvibile solo con la piantumazione degli alberi e che quindi quello che ci viene raccontato è una narrazione errata. Se andiamo a vedere bene, 4 milioni di alberi rapportati ai 2 miliardi che servirebbero solo per compensare le emissioni italiane di un anno, ok, non sono altro che lo 0,2%. Quindi di cosa stiamo parlando? E neanche possiamo dire che questa azienda pianti 4 milioni di alberi all'anno. Cercando di approfondire la questione, una volta sono incappato in un numero incredibile. Per poter compensare le attuali emissioni mondiali di CO2 ci vorrebbero 1.000 miliardi di alberi. E se volessimo invece compensare le emissioni prodotte dall'era preindustriale a oggi, ci vorrebbe il triplo. Quindi 3.000 miliardi di alberi. Ovviamente a questo punto i ragionamenti sono tanti, lo spazio, il tempo che ci vorrebbe a piantumare questi alberi, i ragionamenti da farsi sono tanti quando si acquista un albero, quando si decide di piantare degli alberi. Soprattutto bisogna porsi delle domande, bisogna chiedersi, piantare gli alberi, capito che non è la soluzione per combattere il cambiamento climatico, a cosa serve realmente? Avrete quindi capito che la piantumazione di nuovi alberi per la compensazione della CO2 in un'epoca di cambiamenti climatici è un business veramente molto molto redditizio. Ma la cosa che a me infastidisce particolarmente è il tipo di comunicazione, il fatto che queste aziende queste cose non le dicano, anzi facciano leva su dei bias, su delle paure, proprio per vendervi degli alberi, fornendovi una soluzione semplice che poi, come abbiamo visto, in realtà non solo non è una soluzione, ma potrebbe avere un impatto infinitamente maggiore se quelle risorse, 39 euro, potessero invece di mettere in terra un singolo albero, metterne in terra magari 142. Verità spiacevole purtroppo da affrontare a questo punto del discorso è che la piantumazione degli alberi per la compensazione della CO2 è un argomento largamente sopravvalutato. Attenzione, non inutile, ma sopravvalutato.
Ecco, qualche tempo fa, quando cominciai le prime attività con quella che poi adesso è diventata la nostra associazione, aprii un gruppo su Facebook che chiamai Rimboscamenti, un titolo pessimo, ma ancor peggio era il sottotitolo che misi a questo progetto che avevo in mente all'epoca. Ecco, il payoff era una cosa tipo piantiamo alberi per combattere il cambiamento climatico. Oggi so che non c'è nulla di più sbagliato in realtà, proprio perché alla luce dei fatti, alla luce dei numeri e dei dati, gli alberi non andrebbero realmente a risolvere il problema del cambiamento climatico. Il fatto è che l'utilizzo di questi termini come piantiamo alberi per combattere il cambiamento climatico o in generale l'acquisto di alberi, la vendita di alberi cercando di far compensare le emissioni di un'azienda sono delle attività che vanno a alimentare un tipo di cultura sbagliata su questo argomento e quindi bisogna guardarsene bene. Soprattutto bisogna informarsi e capire realmente come stanno i fatti guardando i numeri. Ma allora è giusto oggi piantare nuovi alberi? Sì, assolutamente sì. E se qualcuno dovesse venirmi a chiedere qual è l'investimento migliore che si possa fare oggi per il futuro, risponderei sicuramente ad occhi chiusi, pianta alberi e comincia. Oggi comincia subito a farlo. La prossima volta che sarete tentati di acquistare un alberello, magari anche più di un alberello, da una di queste piattaforme, beh, pensate che ci sono oggi tante associazioni che con la stessa cifra che voi spendereste per un singolo alberello potrebbero seminarne e poi piantarne decine, se non centinaia. Associazioni come la nostra che lo fanno assolutamente senza scopo di lucro e lo fanno per il bene dei territori che vivono. E se invece non vorrete destinare a questo punto i soldi ad un'associazione come la nostra, e ripeto ce ne sono tante oggigiorno, beh, potreste decidere di utilizzare quegli stessi soldi per cominciare voi un percorso vivaistico, un percorso di semina, un percorso di coltivazione di alberi, che sicuramente vi arricchirà. Noi di Autoctoni sono anni che oramai divulghiamo la cultura dei vivai forestali casalinghi e dei vivai forestali di comunità, e lo facciamo proprio con l'intento di, creare dei nuovi boschi. Qui a Bari, ad esempio, a Parco Gargasole, grazie anche al finanziamento di un bando comunale, abbiamo potuto aprire il primo vivaio forestale di comunità cittadino. Un luogo dove la cittadinanza può venire a coltivare gli alberi che poi verranno destinati a progetti di afforestazione e rimboschimento. Fare qualcosa di veramente concreto per l'ambiente, senza cadere vittime del marketing di queste aziende che sfruttano la paura del cambiamento climatico per vendervi alberi o pacchetti di compensazione della CO2, è oggi veramente possibile. E allora a Natale, ma in qualunque altro periodo dell'anno, non regalare un singolo albero, ma regalane decine, centinaia, al prezzo di uno. Sostieni un'associazione. Pianta alberi, ma col cervello.